territorio. E si è svolta a Cisternino la fase finale del progetto europeo Trulli Trullo, finalizzato all'inclusione sociale dei migranti. Il servizio. Promuovere lo sport per l'inclusione sociale dei migranti. Questo è l'obiettivo di Trulli Trullo, progetto europeo finanziato dal programma Youth in Action, svoltosi a Cisternino con il coinvolgimento di 31 giovani provenienti da Spagna, Lettonia, Romania e Croazia. Molteplici le attività realizzate, incontri, dibattito con i rifugiati, workshop, giochi di ruolo, serate interculturali e concerti. Evento di punta, i mondiali antirazzisti, tornei di calcio a 5 e basket che hanno registrato un'ampia partecipazione della comunità migrante. Trulli Trullo è un progetto europeo, è un programma finanziato dal programma europeo Youth in Action, che prevede l'incontro fra diversi giovani che provengono da diverse nazioni. Il tema questa volta è stato lo sport per l'inclusione sociale dei migranti, quindi i ragazzi hanno fatto diverse attività come giochi di ruolo, simulazioni, abbiamo fatto diversi incontri con i rifugiati e abbiamo provveduto all'organizzazione di questa giornata che erano i mondiali antirazzisti, in cui si sono scontrati, non era una competizione, ma diciamo il gioco consisteva in diversi tornei di calcio, pallavolo e basket, che avevano lo scopo, diciamo, di sensibilizzare la popolazione riguardo al tema dei rifugiati, la situazione dei migranti in Italia e in Puglia. I ragazzi che hanno preso parte a questo progetto provenivano dalla Lettonia, dalla Croazia, dalla Spagna, dall'Italia e dalla Romania. È stato un incontro, abbiamo fatto diversi incontri anche con i rifugiati residenti qua in Puglia. Sono stati incontri molto belli, molto importanti per sia i ragazzi stranieri, internazionali, tanto quanto per i rifugiati, perché comunque hanno realizzato, diciamo, qual è la situazione, quali sono le difficoltà per i migranti, per i rifugiati. E da una parte, e dall'altra, diciamo, hanno avuto un contatto diretto con la gente, con altri giovani di altre culture per quanto riguarda rifugiati e migranti. Questo progetto voleva essere solo l'inizio di una serie di progetti che vorremmo svolgere qui in Puglia, invitando la gente del posto, insomma, soprattutto i giovani, a prendere parte a questo tipo di attività che sono veramente molto belle, interessanti e altamente formative. Quindi il mio invito è rivolto soprattutto ai giovani ad aprire i loro orizzonti internazionali e, rispetto alle nuove culture, ad altri paesi. È stata un'esperienza bellissima, perché c'erano paesi da 5 paesi dall'Europa e più c'erano tutti questi ragazzi rifugiati, che la maggior parte di loro viene dal Ghana. Questo progetto è stato fatto, questo torneo è stato fatto per cercare di integrare loro attraverso lo sport e queste attività sportive. È stato un bel torneo, ci sono stati anche tornei di pallavolo e basket e adesso si festeggia tutti quanti insieme. E ieri sera